Giappone. Un mondo a parte, un paese sospeso tra tradizione e innovazione. Patria di manga, sushi, templi, paesaggi mozzafiato e la fama di paese ideale dove vivere. Senza contare che è forse il paese al mondo in cui amano più i gatti, con un'infinità di posti dedicati a loro. Per noi visitare questo paese è letteralmente un sogno che si realizza. E allacciate le cinture, vi porteremo con noi! Ovviamente ricordate di cliccare mi piace, seguirci ed attivare la campanella. Per noi può fare davvero la differenza per potervi rendere partecipi di tutte le nostre avventure. Sai che fanno tutte le trasmissioni, mi dicono lei è sospettato perché guarda com'è ansia, l'ansia è tremenda. Ma mi arrestano. Io con l'ansia che ho di prendere un aereo mi arrestano a me. Con l'ansia che ho io mi arrestano. E non ho niente, cioè non mi arrestano mai. Ne sono sicura di questa cosa. Vengo arrestata subito. Comunque guarda. Guarda, posso essere. Sì. Figata. Sì, allora, l'importante è passare qui ora e togliere l'ansia di tutto questo. A me la trafila mi mette ansia. Devo fare colazione che non ne posso più. Non ne posso più. Devo fare te devi provare ad andare in bagno. Sarà bello. Io ho un grosso problema con i bagni pubblici, grossissimo. Vabbè. Mi abituerò. Quindi sono le 9, quasi le 9, alle 11 e mezza si imbarca. Ciao! Non ho rotto gli occhiali, cioè ho perso la vite della stanghetta degli occhiali. Ovviamente in tutto l'aeroporto non c'è nessuno che ne abbia una. No, aspetta, c'è chi potrebbe fartelo, ti ha detto di no perché devi comprare un occhiale nuovo, mi sembra giusto. Sì, esatto, cioè c'è un'ottica che ci ha detto no, guarda, io se vuoi ti do un cacciavite. Io dicevo, sai dove me lo caccio? Cacciavite? Esatto. Vi aggiorniamo. Aspettando che da domanda ci apra e ci faccia salire sull'aereo. In tutto volta già sbagliato ad annunciare il gate, vorrei esatto, dirti. Esatto, io vorrei tanto far notare che vado in giro così. Attenzione. Certo. Mi voglia. Sono tante ore. Vieni, tantissime qua. Ore. Tante ore. Ah, c'è la copertina anche. Tante ore. Allora, con calma. Oh, mamma. Calma. La TV. Faccio la copertina, attenzione. Questa può essere utile. Te c'è il cuscino? Te c'è? Perché te c'è il cuscino? Io no. Masaka!
Ce l'hai sotto il culo. Ma non è vero. Ah sì, è vero. Ok. Si parte. Prima tappa, aeroporto internazionale di Pudong, a Shanghai. O come ho scoperto per la prima volta nella mia vita, sentendolo dire dal pilota dell'aereo, a Shanghai. Voleremo sopra l'Europa orientale, attraversando poi tutto il continente asiatico. Per ovvi motivi legati all'Ucraina, dove vige una no-fly zone o zona di divieto di traffico aereo, la rotta seguirà un arco molto accentuato verso nord, di fatto allungando ancora di più la durata del volo. Che già, voglio dire, non è che era proprio brevissimo. Siamo super emozionati, non avete idea. In fondo è il nostro primo e lungo viaggio insieme. E adesso che ci siamo, che sta succedendo davvero, è arrivata anche un po' quella sensazione di ansia d'assalto nel vuoto. Beh, alla fine stiamo per attraversare letteralmente mezzo mondo e arriveremo in un luogo lontanissimo da casa e in gran parte sconosciuto. Che cosa troveremo nel paese del sollevante? Nonostante tutto, siamo davvero carichi di aspettative. Sarà così, tutto bello e folle ed eccitante, come raccontano libri, film e social? Noi non vediamo l'ora di scoprirlo e lo faremo insieme. Sono seriamente provata da questa esperienza. E non è ancora finita. Esatto, siamo... Siamo in Cina! Ok che siamo solo di passaggio, ma chissà quali meraviglie e quali ospitalità potrà offrire anche questo luogo di cultura millenaria a noi turisti che arriviamo dall'altra parte del mondo per apprezzare... Neanche un bar aperto? Niente, tutto chiuso. C'è solo uno Starbucks? No. Che ma cosa ha accettato le carte? Che non accetta carte, solo moneta cinese e basta. Siamo in piedi da siamo alla ricerca di un caffè. 12 ore in piedi e io volevo un caffè e niente. Alla prossima. L'aeroporto di Shanghai è stata un'esperienza assurda. Arrivati alle 5 di mattina, dopo essere stati controllati e perquisiti da personale brusco e maleducato, e dopo aver provato ad utilizzare bagni pubblici, scadenti e poco puliti, in piena crisi di fuso orario siamo riusciti a prendere un caffè, classico bibitone all'americana, mica un espresso, figuriamoci, soltanto 2 ore dopo, dal momento che tutti i negozi e i bar erano chiusi. E quel poco che abbiamo trovato aperto non accettava carte di credito, euro, yen o qualunque altra moneta, tranne quella locale, che ovviamente noi non avevamo. Non siamo mai stati così felici di ripartire da un posto in vita nostra. Vabbè, salutiamo la Cina e prendiamo il secondo aereo che ci porterà finalmente all'aeroporto internazionale di Tokyo, Narita, in Giappone. Sarebbe più corretto dire ad uno degli aeroporti, dal momento che Tokyo è una città talmente grande da avere 2 scali internazionali, uno dentro la città e uno in periferia. Indovinate qual è il nostro? Esatto. Dopo il volo, durato altre 3 ore, finalmente tocchiamo il suolo giapponese. Dove siamo capitati inizia ad essere chiaro dopo pochi passi. Iniziamo decisamente bene. Dei soldi da cambiare, per cambiare i soldi e poi forse andiamo a riposarci un'ora, forse andiamo a riposarci un attimo, sì, perché quel jet lag è veramente una merda. E poi dobbiamo fare anche la carta, quella carta prepagata, trovare il treno per andare in hotel a Shinjuku.
Dall'aeroporto di Narita ci spostiamo in centro e dopo circa un'ora e mezza di navetta arriviamo nella zona di Shinjuku, quartiere dove abbiamo l'hotel. Così possiamo fare il check-in, tirare un attimo il fiato ed uscire di nuovo per procacciarci finalmente del cibo. D'altra parte, da buoni amanti di sushi e ramen, non vediamo l'ora di provare la vera cucina giapponese. Velocissimi, silenziosissimi. Soprattutto posso stracciare per chiudere le porte subito senza aspettare 40 minuti dalle volte. Terzo piano e siamo già arrivati. Cercare un posto dove mangiare, perché sì. Io vorrei mangiare, non lo so ancora che cosa. Qui pioviggina, diciamo, ovvio. Però il tempo è grosso modo come da noi. Quindi fa leggermente più fresco, ma perché piove. Però devo dire che sta bene. Abbiamo incontrato, abbiamo fatto un sacco di amicizie in aeroporto. Di gente che vive qui, italiani, e ci hanno detto che di pomeriggio in realtà fa un caldo che si muore, sì, c'è un'umidità che fa paura, la sera è così, quindi vi aggiorniamo anche domani. Assolutamente sì. Intanto vi faremo vedere cosa andiamo a mangiare. Intanto il distributore classico di bibite, ogni angolo ce n'è uno che vende. Poi prenderemo questa, okay, perché è super consigliata da tutti gli italiani che vengono in Giappone. Molto bene. Ah, questo è un altro negozietto di quelli aperti 24 ore soltanto con le macchinette. Però c'è tutto il cibo. Il market, qui adesso dovremmo provare a prendere gli adattatori. Però magari più tardi. Sai che stiamo chiudendo? Sì, oltretutto sì. Perché giustamente ci è stato consigliato di prenderli direttamente qua in un... Perché si paga meno e perché tante volte gli hotel li danno. Qua c'è la curry house, no. Che buono! Io non posso mangiare niente. Allora, io una cosa che ho fatto dai giapponesi, questo locale è molto carino, una cosa dei giapponesi che tirano su col naso tantissimo. Sì, è vero. È vero. Per noi è una roba normalissima qua. No. Sì. E lo fanno soprattutto le donne. In verità, non siamo esattamente nel centro del quartiere di Shinjuku, ma in una sua zona residenziale un po' più tranquilla. Quindi la scelta dei ristoranti è un po' ridotta. Però alla fine abbiamo trovato un piccolo locale vicino all'hotel. Stasera il menù prevede zuppetta di tofu super piccante per due tipi di gyoza, i tipici involtini di carne, e poi birra e un cocktail stranissimo a base di tè. Fanno sempre cose nuove. È un tè alcolico, ma è leggerissimo. Non mi piace per niente l'odore, perché si sente l'alcol forte, che però non lo senti. Non ho capito, sì. Buono. Soprattutto metteremo anche i prezzi di quanto spendiamo. Esatto, questa è la cosa fondamentale. E lo diremo poi anche a fine vacanza, più o meno quanto abbiamo speso. Intanto qua c'è il wasabi, che non sarà probabilmente il wasabi quello super vero, super figo, ma già comunque non c'è niente con quello che mangiamo in Italia, proprio niente, super buono. Comunque la cosa bella è che quando siamo entrati ci hanno mostrato il cartello con scritto non potete mangiare cose portate da casa, perché evidentemente quando vedono gli stranieri devono dirlo, perché la gente è simpaticissima e si mangia le cose portate da casa, va nei locali così, nei locali molto fighi, molto tradizionali, e si porta le cose da casa. Ma perché? Perché? Com'è? Troppo buono. I gyoza sono spaziali. Per la modica cifra di 3.120 yen.
che sono 15 euro, 16-17, sono una roba del genere. Direi assolutamente niente male. Come prima cena poi, ci possiamo stare. Poi, essendo che ci sono i famosi cumbini, abbiamo comprato i mochi. E un ombrello. Ah sì, vabbè, però i mochi li abbiamo pagati 1 euro. Sì. molto bene. Ora andiamo a fare bene un giro. E poi nanna. Dopo cena, breve giretto del quartiere. E poi a letto relativamente presto, per provare a dormire. Sarà molto difficile farlo, dal momento che col fuso orario ballano ben 7 ore. E che quindi, quando qui, ad esempio, sono le 10 di sera, in Italia sono le 3 del pomeriggio. Ma dobbiamo essere il più riposati possibile. Da domani inizia il grande tour del Giappone. È la nostra camera a Tokyo. È piccolina, è piena di roba. Piena di roba, perfetto. C'è un piatto con le cose giappo, la cosa del wifi, tutte le info, la spa, eccetera. È molto, molto piccola ma spaziosa. C'è tutto. Sì, nel senso, sì, molto piccola ma c'è tutto, diciamo. E il bagno. Qua c'è un pezzo forte. È una cosa che cambia la vita, seriamente. Chiaramente in giapponese, quindi non è che ce ne facciamo di chissà che, però. Però la cosa buona è che c'è comunque il bollitore con tè, caffè, cose di cosine, il frigo, qui c'è il pannello di controllo di tutte le cose della stanza, di tutte le luci della stanza. C'è andato un sacco di roba. Ho fatto vedere. No, devo dire è molto molto comoda. Sì, sì. Salute.